everybody, from Marco Domeniconi, your favorite music consultant. Ciao a tutti da Marco Domeniconi, il vostro pifferaio magico preferito, nonché consulente musicale. Today we're gonna talk about Battlestar Galactica. Oggi parleremo di Battlestar Galactica, una miniserie televisiva di fantascienza, remake di una serie degli anni 80, credo. Infatti, Battlestar Galactica è una serie televisiva statunitense di genere fantascientifico, parte dell'omonimo franchise. La serie venne creata da Ronald D. Moore come remake della serie televisiva Galactica del 1979, creata all'epoca da Glenn A. Larson. Sul canale SciFi, che sta per Science Fiction Channel, venne trasmessa nel dicembre 2003 la miniserie televisiva dello stesso titolo, che ne costituisce una sorta di backdoor pilot, un progetto pilota per vedere se avrebbe funzionato. La serie andò in onda per 4 stagioni televisive dal 2004 al 2009. In Italia è stata invece trasmessa in prima serata su Rai 4 dal 4 settembre 2009 al 18 giugno 2010. La serie ha ricevuto acclamazione da parte dei critici, ottenendo un Peabody Award nel 2005 e un Program of the Year Award da parte della Television Critics Association, così come numerose nomination agli Emmy per la sceneggiatura e la regia. La trama: dopo lo sterminio Cylon, la specie umana conta solo 49.998 unità sopravvissute. Il comandante William Adamo guida la flotta coloniale a bordo della Galactica, unica astronave militare salvatasi dall'attacco alle 12 colonie, mentre Laura Roslin assume la difficile carica di presidente presso il Colonial One. Insieme guidano l'umanità verso una nuova casa, la leggendaria 13ª colonia, nota come pianeta Terra. La flotta è sottoposta a continui attacchi da parte dei Siloni e fatica a restare unita dopo ogni salto iperspaziale, si intende, che sarebbe il viaggiare attraverso spazi immensi a velocità ultraluce. I piloti di Viper, che sarebbero i caccia all'interno dell'astronave, tra i quali spicca il tenente Kara Scorpion Thrace, sono sotto il comando di Lee Adamo, figlio del comandante, lo scienziato Gaius Baltar, il responsabile dell'attacco Silone, e anche egli a bordo della flotta e tenta di conquistare la fiducia dai piani alti, costruendo un congegno in grado di rilevare la natura di un Silone umanoide, perché loro si confondono con gli umani, hanno un aspetto umano un po' come i vecchi replicanti di Blade Runner. La flotta si ricongiunge grazie a Scorpion e alle coordinate ottenute dalla canzone che le aveva insegnato il padre, presso un pianeta ricco d'acqua e d'ossigeno, abitato da ominidi primitivi. Non vi racconterò l'intera trama. Posso dirvi che 150.000 anni dopo, a New York, le proiezioni di Gaius Baltar e Caprica si incamminano per strada chiedendosi se i conflitti tra gli uomini e i robot siano davvero finiti. Quali saranno i piani di Dio al riguardo? I Siloni furono creati dall'uomo. Furono creati per rendere la vita più facile nelle 12 colonie. When and all the enemy, the Cylons resurface and obliterate the 12 colonies, the crew of the Age Galactica protect a small civilian fleet. Il giorno in cui i Siloni decisero di uccidere i loro padroni. Battlestar Galactica is an American science fiction media franchise created by Glenn L. Larson. Dopo una battaglia lunga e sanguinosa, fu dichiarato un armistizio. I Siloni partirono per un altro mondo che fosse solo per loro.
costruita una remota stazione spaziale, dove i Siloni e gli umani potevano incontrarsi e mantenere le relazioni diplomatiche. Ogni anno gli abitanti delle colonie mandavano un funzionario. I Siloni non mandavano nessuno. Nessuno ha visto o avuto notizie dei Siloni per più di 40 anni. Galactic and the pilots of Viper fighters lead a fugitive fleet of survivors in search of the fabled 13 colony known as Earth, planet Earth. Tu sei vivo. Sì. Dimostralo. La scena in cui inizia la serie, dove Caprica fa saltare in aria la stazione orbitante degli umani che serviva come incontro diplomatico, segnando quindi l'inizio di nuovo delle ostilità fra i Siloni e i terrestri sopravvissuti. Ciao a tutti! Ogni mattina un ospite di rilievo, con noi oggi Marco Domeniconi. Marco Domeniconi leads you every day in a trip towards new music landscapes. Marco Domeniconi leads you every day in a trip towards new music landscapes. Marco Domeniconi leads you every day in a trip towards new music landscapes. Marco Domeniconi leads you every day in a trip towards new music landscapes. Marco Domeniconi leads you every day in a trip towards new music landscapes. Marco Domeniconi leads you every day in a trip towards new music landscapes. Marco Domeniconi leads you every day in a trip towards new music landscapes. Marco Domeniconi leads you every day in a trip towards new music landscapes. Marco Domeniconi leads you every day in a trip towards new music landscapes. Marco Domeniconi leads you every day in a trip towards new music landscapes. Marco Domeniconi leads you every day in a trip towards new music landscapes. Marco Domeniconi leads you every day in a trip towards new music landscapes. Questa è la scena finale che inizia la serie in versione inglese originale, dove Caprica seduce e tradisce i sopravvissuti. Qui abbiamo il diplomatico nella base orbitale che serviva come sede per
le relazioni diplomatiche fra i Siloni e i Terrestri. Ma come vedete, vi anticiperò. Anzi, non ve lo anticipo. Infatti lei chiede a lui, sei vivo? E allora dimostralo. Quindi dà l'ordine di far saltare la stazione spaziale degli umani. Tanto i Siloni non possono morire perché la loro coscienza viene trasferita da un corpo all'altro.